senza migliori, per forza modo tematici, dovevate essere in sospensione, avevate poche carte da giocare. Mancava anche Fallucca, cioè, ma il superiore mancava migliore Fallucca e abbiamo Cefarelli fuori come lunghi, quindi questa squadra mancano tre giocatori, ma non stiamo qui a piangere per chi non c'è, dobbiamo invece parlare di chi c'è e quindi è inutile stare lì a lamentarsi perché non paga, perché sennò se dobbiamo trovarci sempre gli alibi per tutto quello che facciamo in campo ne possiamo trovare a migliaia e così non va assolutamente bene. Cosa assolutamente non va bene è che noi abbiamo una squadra sicuramente di talento mediocre, questo l'abbiamo sempre saputo, mancandoci poi migliori e quegli altri ce ne manca ancora di più di talento. Però c'è una cosa che non entra nelle statistiche, non entra nei libri, non entra nelle cose che è l'anima, che è il cuore, che è voglia, che è desiderio. E questa squadra qui sicuramente la cosa peggiore che ha dimostrato stasera è di non avere anima, di non avere cuore e di non entrare in campo con la voglia di combattere, la paura di non far falli, la paura di non poter uscire perché non ci sono cambi, la paura di dover giocare tanti minuti, magari ci ha fatto fare troppe volte un passo indietro e questo non è una squadra che si può permettere di giocare in questo modo qui, non ci possiamo permettere di giocare contro nessuno, neanche con una squadra di Serie C senza anima, perché non abbiamo talento per combattere contro nessuno. Per assurdo, è un esempio stupido, ma Freeman può giocare anche da fermo, no? Per il talento che ha può fare quello che vuole. I miei giocatori, se non si fanno il culo, piegano le gambe, combattono e fanno, non possono giocare in nessun livello. Questa è la cosa fondamentale. Noi possiamo parlare di qualsiasi cosa, posso dire l'aiuto, la rotazione, il cambio, queste sono cose che vanno al di là della voglia. È incredibile come ci sono state 3-4 palle vaganti, sono finite tutte in mano alla Viola, non so se è ancora Viola o sì. Ancora la chiamiamo sempre come i vecchi amanti del basket, e sono rimasti tutti a Reggio Calabria, tutti. Allora questa è impossibile, ci posso capire, 1-1, 2-2, 3-3, ma non è possibile che 4 palle vaganti sono 4 palle in mano a Reggio Calabria, non è possibile, per una squadra come la mia che si deve salvare, se si vuole salvare. E non può giocare senza sbucciarsi le ginocchia, senza piegare le gambe e senza combattere. Poi il resto è teoria, è pallacanestro così tanto per. Noi non abbiamo il talento e la qualità per combattere contro nessuno a pallacanestro. Dobbiamo avere qualcosa in più che è voglia, lottare e sbucciarsi le ginocchia. Se facciamo questo possiamo giocare anche in 5 contro tutti. Magari perdiamo, però ce la giochiamo. Così no, così non possiamo giocare contro nessuno. Una sua opinione sul avversario, sulla vera Reggio Calabria. Sì, ma io credo che ha fatto la partita che mi aspettavo. Chiaramente credo che la scelta di far giocare dalla panchina alcuni giocatori nasca proprio dall'esigenza, credo, di mettere quell'energia e quell'intensità che magari questi giocatori all'inizio non riescono a dare e dare un input alla partita diversa, no? Perché la pressione che mette Costa, l'energia che mette Rullo insieme agli altri, credo che sia una delle motivazioni principali per le quali Freeman parte dalla panchina, magari Valerio parte dalla panchina, anche se poi Valerio, cioè, non c'è paragone fra lui e Costa come qualità di giocatore, però credo che proprio questa sia una filosofia logica e giusta di una squadra che voglia combattere prima di tutto, perché devi uscire dai casini, ha un talento per giocare nei primi posti di questo campionato come qualità di giocatori, ha dei giocatori fondamentali e importanti, però poi alla fine Lupusor, Costa piegano le gambe, danno mazzate, combattono, difendono e danno quell'energia e quell'intensità alla squadra che serve per giocartela alla pari con Agrigento, che giochi stasera vincendo facile contro di noi e te la giochi combattendo con altre squadre. Questa è sicuramente la chiave del discorso, penso, credo è, che faccia Giovanni, proprio questo tipo di scelta qua. Stiamo nella merda, ci dobbiamo tirar fuori, mazzate prima, poi viene il talento. Le mazzate per dare l'impostazione e il talento per spaccare la partita. Questo è credo che sia una squadra che abbia tanta qualità, abbia tanti giocatori importanti, ha una grande profondità, anche se adesso mancano un paio di giocatori
che non ci sono più, però abbia tanta profondità, tante possibilità tecniche con giocatori che possono giocare in più ruoli diversi, quindi sicuramente lui si può divertire a fare tante cose diverse. Credo che sia una squadra che sta nelle basse posizioni della classifica per un caso fortuito, ma non certo perché è una squadra come la mia, insomma, così.